l'accoglienza di una persona malata si gioca su molti dettagli: l'ascolto, l'attenzione, il coinvolgimento. Ma non basta la relazione personale, è necessario un ambiente sereno, efficiente e che dia colore. Il reparto Gemelli Art ha pensato di trasformare le sale dedicate alla cura dei pazienti pediatrici in un enorme acquario, grazie alle immagini marine realizzate dall'artista Silvio Irilli, autore tra l'altro di un dipinto di 350 metri quadri per l'acquario più grande del mondo, il Georgia Aquarium di Atlanta, negli Stati Uniti. L'arte e la medicina si uniscono per accogliere il paziente in un ambiente nuovo. Mi è capitato anche di vedere dei bambini usciti da questa sala e comunicare ai genitori la bellezza di questo ambiente, quindi non rendendosi conto assolutamente di quello che stavano facendo. Quindi una cosa che posso dire è che questo ambiente che è stato pensato per i bambini di certo trasmette tanta serenità anche a noi pazienti adulti. Roma è la culla del patrimonio culturale ed artistico italiano. I nostri pazienti giungono a radioterapia da varie parti d'Italia, qualche volta vengono a Roma per la prima volta. Questa risorsa culturale non può rimanere improduttiva per i nostri pazienti. Per questo motivo abbiamo pensato di affrescare tutte le sale ove avviene la terapia, spalancando le pareti sulle suggestive viste dei luoghi d'arte e di cultura di Roma, affinché il paziente respiri il bello dell'arte e gli sia di giovamento. I dipinti saranno realizzati in studio per poi essere fotografati e stampati ad altissima risoluzione su una carta da parati che poi sarà applicata direttamente sulle pareti. Questo per evitare qualsiasi tipo di problema logistico nel reparto di radiologia con la strumentazione di terapia che già è esistente, già collocata nelle due sale. I bunker di radioterapia diventeranno due sale a tema. Una sarà denominata la Sala Ventino e l'altra la Sala Colosseo. L'arte da sempre porta il colore nella vita, il colore delle emozioni che riesce a farle emergere anche dai vicoli più bui che dobbiamo a volte attraversare, il colore delle relazioni che intrecciano nodi che ci sostengono anche quando ci sentiamo soli, il colore della speranza che illumina i nostri occhi anche se opacati dalle lacrime. Molte istituzioni prestigiose negli Stati Uniti d'America, in Europa, coinvolgono artisti nei luoghi di cura. Anche noi, nella tradizione del nostro policlinico universitario, vogliamo vivere l'arte del sollievo, della radioterapia oncologica, del Gemelli Art. Sostienici su epela.com e dipingeremo un'emozione davvero speciale.